Eccomi Angelica, sono arrivato, felice di condividere seppur per poco la cucina con te, ma il tuo menù sta andando avanti, rivediamolo prima in grafica, rivediamo il menù di Angelica, insalata russa, sartuti, riso e struffoli. Guarda che spettacolo che ti ho fatto, ninnillo mio. Mamma. Tu sei ma letterina fatta a Natale, ma ci ha messa zio Vincenzo Rinto. Citazioni di Natale in casa Cupiello che noi ci permettiamo di guarda fare. Guarda che spettacolo, guarda. Ma che meraviglia. Ho aperto i carciofini anche a forma di cuore, di fiore. Facciamo ognuno può fare come vuole a casa, ma è spettacolare. La regina della tavola napoletana. Senti Angelica, adesso però abbiamo ricordato il menù, direi di buttarci su il re o la regina, noi non importa, chiamatelo come lo volete voi, del dolce natalizio, ovvero sia gli struffoli! Vai! E allora vediamo subito gli ingredienti per gli struffoli. 600 grammi di farina 00, 400 grammi di miele millefiori, oppure di acacia, 80 grammi di burro, 4 cucchiai di zucchero, 4 uova intere, 2 tuorli e poi 2 cucchiaini di aroma di anice. E poi ancora un cucchiaino di lievito per dolci, una bacca di vaniglia, scorza grattugiata di agrumi cubì, cannella in polvere cubì, chiodi di garofano cubì, confetto di colorati cubì, sale cubì, olio per friggere cubì, che significa? Ma quanto quello vuoi? Buono! Ma significa quanto? Basta te e ne, basta. Te ne vai. Me ne vado. A stare è con stato, tua madre. È stato un piacere. Ciao Ninnillo. Grazie ciao. Giampaolo Gambi per avermi dato questo cambio momentaneo. Intanto mi sono rivestita al volo, Angelica. È bellissimo. Allora, che cosa? Dove siamo arrivati con la siamo arrivati che abbiamo letto tutti gli ingredienti. Naturalmente tutto in planetaria. 3 minuti e pronto tutto. Lì però deve riposare la pasta perlomeno una giornata, secondo me. Ve la mettete nel frigo e poi guardate come deve venire al centro. Devi avere i buchetti perché significa che la pasta è lievitata bene. Allora spiegaci bene come si fanno gli struffoli. Allora, gli struffoli sono la felicità della casa. Io se dovessi pensare agli struffoli penso ad Epicuro, la lettera della felicità, perché tutti i bambini stanno là che aspettano gli struffoli. Allora, intanto vedete i salsicciotti come devono essere, piccolini piccolini, perché lo struffolo non può essere, guardate come deve essere piccolino, aspetta che mettono poche farine, sennò qua non andiamo bene, guardate, piccoli 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 piccoli, come sempre dico, perché devono essere quanto un'unghia. Il mio ricordo degli struffoli è che tu dica fa. Allora, mia nonna teneva un bellissimo grembiule nero, mio nonno passava e faceva, e lievito mantasina. O mantasina, signor no, coro. E lievito mantasina. O mantasina, signor no. E lei rispondeva, Ciccillo mio, fa tutto quello che vuoi. Capito, la donna? Beati loro! In tutto questo, io ero sotto il tavolo, perché a casa mia 5 zie, 2 nonne, il cameriere, tutto e di più ci stava, tutto che facevano struffolo la mattina e sera, tipo il 23, giornata dello struffolo. Io dico, dobbiamo scrivere all'UNESCO per farci dare, come si dice, il riconoscimento. Allora, diciamo subito una cosa, che adesso abbiamo visto la versione colorita degli struffoli, però l'arte del friggere gli struffoli nasconde qualche piccola insidia, quindi dobbiamo fare attenzione. C'è qualche trucchetto che ci vuoi insegnare, Angelica? Certo, vi voglio insegnare, intanto vi ho fatto vedere quando devono essere piccolini piccolini, eccolo qua. Il segreto antico degli struffoli, ragazzi, non era friggerli nell'olio di semi o di arachidi, ma noi li friggevamo nello strutto, che può sembrare molto grasso, ma non è così. Venivano degli struffoli asciutti, meravigliosi. Guarda che faccio. Allora, come ti stavo dicendo? Oh, mamma, che bontà! Guarda che bontà! Allora, dopo ce li vendi, ecco, a noi questi struffoli, Angelica? Sì, me li vendo, va bene? Perché? Mentre tutto pronto, Angelica? È tutto pronto, amore. Gli struffoli stanno friggendo. Intanto io ho preparato il miele, miele abbondante, grezzo, perché il miele grezzo si scioglie. Non aggiungete lo zucchero, vi voglio bene, perché molti aggiungono niente. Solo miele, buccia di limone, questo è l'elemento, il fior... il mi sfugge la parola, come si chiama? Chiodo di garofano, un po' di cannella e ci andiamo a tuffare gli struffoli dentro un po' per volta, non li mettete tutti insieme perché sennò il miele non si
non attacca bene. Allora, vedete, abbiamo il fatto. Eccolo qua, pesantissimo. Giampaolo, lo porti questo tu? Questo lo prendo io. L'insalata russa. Abbiamo gli strufoli. Che cosa manca a questa tavolata, ragazzi? La musica dei piccoli cantori di Milano, del coro dei piccoli cantori di Milano che accompagnerà il nostro Natale qui a Detto Fatto. Andiamo, 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 Angelica, andiamo, andiamo. Vengo con i confettini appresso, io fai. Ragazzi, è tutto pronto! Ecco il sartù qua, sartù al centro tavola. Allora ragazzi, brindiamo perché questa è la nostra ultima puntata del 2021. È stato veramente un anno particolare, un anno veramente complicato per tutti, ma devo dire anche ricco di soddisfazioni per il nostro paese. Abbiamo trionfato nella musica, nello sport, e volevo chiedere un po' alla mia cricca di fare un bilancio di questo 2021. Iniziamo da Carla, che diciamo, pensiamo al 2022, fortuna a tutti! Jonathan! Allora, io vi ringrazio come sempre perché siete la mia famiglia. Bianca, ti voglio bene. Carla, Giampaolo, è un piacere svegliarsi la mattina per lavorare assieme. Lo dico di cuore. Mua! Giampaolo! Ma il bilancio più bello lo voglio fare così. Grazie, veramente, col sorriso che ci regalate ogni giorno. Assolutamente sì, e poi io volevo ringraziare veramente tutto il nostro pubblico perché ha avuto una grande pazienza con noi, ci è stato sempre vicino e io vi amo veramente con tutto il mio cuore. Ricordatevi che è vero, ci sono state tante cose complicate, però ci sono tre cose secondo me che rimangono per sempre, che nessuna pandemia e niente ci possono togliere: sono l'amore, l'affetto e la verità. Ricordatevi, con questi tre elementi nella vita si può essere ricchi anche veramente stando in due, solo in due persone. L'importante è circondarsi delle persone che amate e che vi amano a loro volta. Adesso andiamo con il nostro brindisi. Vai, tanto! Vai! Gennaio alle 15 e 15 per un nuovo anno insieme con Detto Fatto, perché ricordatevi che Detto Fatto lo diciamo tutti? 1, 2, 3, siete voi!